Richard A. Anson. I'm a travel photographer. I've been travelling the world for about 35 years now, shooting people and places. I've been lucky enough to photograph in over 90 countries on all 7 continents. For me to get started, I travelled for nearly 3 years, all around Asia and all around Australia and a little bit of Europe. At the end of the 3 years, I had a big collection of pictures that I could then present to publishers or put into a photo library. I think it is exactly the same now. If you want to get started, the only way to get started in this business is you have to travel, which means you have to spend the money and the time. You have to produce a very large collection of pictures. And the pictures have to be really good because you are competing against the best photographers in the world. And you look at the stock libraries such as Getty, that's the standard that you have to meet. So what I would advise people is you have to change your way of thinking. You need to travel to take pictures very specifically. It has to be carefully thought out. You have to plan. It's very different to taking pictures while you're traveling or while you're on holiday. I can't really see any other way to get started in this business except to get traveling and to take lots of pictures. Thank you all very much for coming. And I am sorry I don't speak English. Show you my very best pictures from the last 35 years. Potrei mostrarvi le migliori fotografie degli ultimi 35 anni. But I thought it might be more interesting to show you more real life travel photography. So I'm going to show you pictures from the last 12 months. Pictures that I took on different jobs, all the trips I did last year, so you can see what I actually do for a living. Che credo che è più interessante fa vedere quello che ha fatto negli ultimi 12 mesi, fa vedere uno sguardo vero, veritello del lavoro che fa veramente, così farà vedere le foto di quello che ha fatto negli ultimi 12 mesi, così si vede quello che ha fatto il suo lavoro. This is a new report from Rajasthan in India, I'm sure some of you have been. Questi sono scatti di, Udaipur, in Rajasthan, in India, e ha detto sicuramente alcuni di voi sono stati in questo posto. Every year now in Australia I run a 5-day, we call it a safari. Ogni anno ora in Australia faccio, gestisco io, un tipo di safari di 5 giorni. In Northern Australia. Nel nord dell'Australia. It's a floodplain. È una pianura alluvionato. It's a very beautiful place with usually a great deal of water, lotuses and forest. È un posto molto bello con questi lotus e è un albero che ha una bella. Because there is so much water, we get around in these airboats. Siccome c'è così tanto acqua, andiamo in giro con queste barche con l'aria. Some of you might recognize. Alcuni voi ragazzi riconoscete la copertura del libro. So that's been our photograph. Questa foto viene da lì. Lots of very cute wallabies. These are called agile wallabies. They're about this tall. Tanti scatti di dei wallaby molto carini. Questo è un wallaby questa altezza. And quite a few very scary crocodiles. Abbastanza scatti di coccodrilli
che fanno paura. We also get to experience the indigenous culture up there. E abbiamo anche l'opportunità di avere esperienze con la cultura dei aborigeni. Okay. Again, you can see the difference in the subject matter. E di nuovo vedete il contrasto nel soggetto. The next trip was to Iran, Armenia and Georgia. Il prossimo viaggio era Iran, Armenia e Georgia. But I stopped for 2 days in Qatar. Ma mi sono fermato per 2 giorni in Qatar. Just to get some images from somewhere I hadn't been. To put getting images. Soltanto per fare anche qualche scatto, un'immagine, delle immagini che dei luoghi dove non sono stato, anche per dare alla gente Getty. These pictures of Qatar will be required soon because of the World Cup is going to be. Perché avranno, nel breve avranno bisogno anche di scatti di Qatar perché la Coppa Mondiale sarà tenuto lì. So I have to think ahead and try and take pictures that I think people might want in the future. Devo anche pensare a in anticipo di scatti di luoghi che saranno richieste nel futuro. Questo è Tehran in Iran. So again, as soon as I get there, I'm leading a photography group here. Di nuovo, appena arrivo lì, sono a capo di un gruppo di fotografia qui. So we just get out and start walking and go to the places of worship like the mosques. Arriviamo e di nuovo si esce, si va fuori e incontro questo gruppo, per esempio nei mosque e mercati. Because I know there will be lots of action and lots of potential for us. Perché so ci sarà tanto azione e movimento e tante potenzialità per fare gli scatti. This trip was to northern Iran, so it was much more to rural and scenic and central Iran. Questo viaggio era la parte del nord di Iran, era molto più rurale, panoramica, il contrasto dell'Iran centrale. Wherever I go, people are taking selfies. Ma ovunque vado, la gente fa selfie. So when I find somewhere that I think is attractive or is interesting photography potential. Allora, ogni posto che trovo che è attraente o credo nella potenzialità di fare foto, I will go back again and again. Ci ritorno di nuovo. So the first day it was just the shrine was here, the next day this guy set up a small shop under a plastic sheet. Il primo giorno c'era questo punto votivo religioso, ma il giorno dopo c'era questo signore che aveva creato un tipo di capanna dove vendeva le cose. As I said before, things don't always work out. Come ho detto prima, a volte le cose non vanno come previsto. This church was meant to be one of the highlights of the trip. Questa chiesa doveva essere un punto molto importante di questo viaggio. But as you can see, it was under renovation, and there was another church here that was completely covered with scaffolding. Ma come vedete, era sotto, facevano lavori, e c'era un'altra chiesa lì vicino che era completamente sotto all'impalcatura per rinnovare l'edificio. This is very frustrating. È molto frustrante. È fastidioso. And it happens. E succede. But then on the other hand, inside the church I had a very special event. Ma dall'altra parte, all'interno della chiesa ho avuto un momento molto speciale, un evento speciale. An incredible light. Con una luce incredibile. And the service went for about 1 hour. Il servizio è andato avanti per circa un'ora.
for you. It's a game. Sometimes I win, sometimes I lose. Sì, uomo, qualche volta vinco, a volte perdo. Churches are very, very active, and so I made it a priority to try and photograph the worship. Le chiese sono molto attive, allora ho preso. Era importante di andare a vedere la dedicazione della gente. Which is a really good photographic challenge because they're very, very tired. E questa è una sfida fotografica perché l'interno è molto buio. But often just little candles. Spesso la luce solo viene dalle candele accese. For me it's important to show these places actually being used, not just as, you know, architecture, just the building. Per me è molto importante far vedere che questi luoghi al momento che vengono usati non soltanto solo come edifici dal punto di vista di architettura o edifici. So again, next city, this is Tbilisi in Georgia. Prossima città, questo si chiama Tbilisi in Georgia. First thing to do is find the view and capture the whole place. La prima cosa, trovare il panorama e fare uno scatto di tutto. And then zoom in and pick out particular features. E poi dopo andare a focalizzare su particolarità. I always try and make the absolute most of my time. Cerco di fare meglio il mio tempo. So with a subject like this bridge. Come con un soggetto come questo ponte. I always try and capture two or three different pictures at the same moment. Cerco sempre di catturare più di una foto nel pochissimo tempo che è lì. Back in Sydney where I live. Ok, questo è Sydney dove abito. Every year is a winter festival called Vivid. Ogni inverno c'è un festival che si chiama Vivid. And I work for Canon Australia. I take groups of people around and try and help them photograph this event. Per la Canon in Australia porto in giro dei gruppi di persone e aiuto loro a fare foto di questo evento. It's nice to be able to photograph something very famous in a very different way. È bello avere l'opportunità di fotografare una cosa così famosa ma in un modo diverso. Lasers make everything beautiful. Con il laser tutto è bello. Gives you some idea of what my life looks like. Spero che questo vi dà un'idea di quello che è la mia vita. So com'è la mia coming vita. Up in the next 12 months, I've got Italy. Yep, one more month here. Questo è il prossimo 12 mesi. I love Italy. Mexico, China, Cambodia, Myanmar, back to the northern part of Australia, then Madagascar, then Kenya, Tanzania. There is something else, but I don't know what it is yet. C'è un'altra cosa, ma non so che cos'è. Thank you for coming. Little piece of information helps, so thank you all to all the friends backstage.